Federico Motta, Rose de Freycinet, una clandestina a bordo dell'Uranì negli anni 1817-1820. È il diario di viaggio di questa donna della piccola borghesia francese, originaria di Parigi, che fa il primo viaggio dell'esplorazione intorno al mondo, della restaurazione, sulla nave del marito, tecnicamente clandestina. Tramite il diario e conosciamo il mondo che cambia, la visione di Rosa di questo mondo molto divertita, curiosa.